Tutti con la Treofan per evitare un ulteriore durissimo colpo all'economia di Battipaglia e della Piana del Sele. È quanto emerso dal Consiglio Comunale monotematico tenutosi nei pressi dell'azienda ieri sera, che ha approvato una delibera costituita da 8 punti. Oltre a dare mandato alla sindaca di seguire la crisi partecipando ai tavoli convocati, il documento prevede anche una giornata di lotta a sostegno della vertenza qualora non vi siano risposte da parte della Jindal. Oggi alle ore 16 incontro decisivo al Mise. Se non abbiamo risposte valuteremo il da farsi. Siamo pronti ad organizzare il 6° punto della delibera, da mandato la possibilità di organizzare una giornata di lotta, si scende in piazza con le organizzazioni sindacali, speriamo nazionale, speriamo di aprire un riflettore su questa area che è l'area della Piana del Sele e sul problema della disertificazione che è iniziato nel 2008. Inizia nel 2008, abbiamo visto delle realtà industriali chiudere in maniera abnorme, non solo, se noi abbiamo l'area di crisi complessa, abbiamo la ZES, zona economica speciale, non si capisce perché si lascia passare questa manovra. Io voglio ricordare che questa industria, questa azienda è un'azienda solida, è un'azienda che garantisce 3 turni lavorativi, cioè una lavorazione ininterrotta. Perché? Perché le richieste sono tante e da qualche tempo, da mesi è fermata la produzione, manca la resina e proprio con la volontà di voler chiudere, è quello che ci preoccupa, ma questo non deve accadere. Ringraziamo il ministro che è venuto qui in zona, penso che è la prima volta che succeda qualcosa del genere, ma noi siamo pronti, se non ci sono risposte, a mobilizzare tutta la Piana del Sele. Bisogna aprire riflettori su quella che è la crisi economica dell'area della Piana del Sele e soprattutto dell'area industriale. Questo è uno delle ultime vere aree industriali che esiste nel sud Italia. Chiediamo una politica nazionale di rilancio delle industrie del sud. Non è possibile che i maggiori investimenti vengano fatti al nord e si lascia che il sud muoia lentamente.